Sono circa 5 milioni i migranti regolari in Italia, con una fetta consistente in Abruzzo, dove si contano 86.000 presenze. A prevalere nella nostra regione sono i rumeni, 28.000, a seguire gli albanesi, 14.000, e i marocchini, 4.600. I numeri sono stati analizzati in un incontro a Sulmona dal docente dell'Università dell'Aquila Luigi Gaffuri, del Centro Studi e Ricerche IDOS, che ha illustrato il dossier statistico sull'immigrazione del 2016. Da questo studio emergono un paio di cose importanti ed è il fatto che oggi l'attenzione pubblica è rivolta non più come negli ultimi anni al mondo del lavoro migrante, ma a quelli che si chiamano gli sbarchi. A fronte di queste situazioni che creano paure e timori, il professor Gaffuri ha invece sottolineato che esiste una parte importante di migranti che lavora producendo reddito e contribuisce anche al sistema pensionistico degli italiani. Ci sono circa 640.000 pensionati italiani che hanno beneficiato dei contributi che hanno versato gli immigrati. Le pensioni non sarebbero state pagate a questi 640.000 se non ci fossero gli immigrati. Dati rilevanti anche a Sulmona, con un aumento dell'80% dei migranti. Dalle 450 presenze nel 2006 si è passati alle attuali 1.500, con un'incidenza importante sulla popolazione locale. Questa comunità ha lavorato e non ha creato grossi problemi. Non dovrei essere io a ricordarlo, ma i migranti sono stati usati per spalare la neve in questa città. La diffusione di questi dati deve aiutare a capire meglio la realtà. Questo è l'obiettivo del Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco, che ha organizzato l'incontro nell'aula consigliare del comune. L'intento è quello di abbattere i pregiudizi per far cambiare l'opinione di una parte degli italiani. È una partita difficile questa, perché la società è spaccata. C'è chi li vuole e chi non li vuole. Si dice l'economia ne ha bisogno, la società non vorrebbe tenerli qui. Diciamo che abbiamo davanti qualche decennio per imparare a convivere con dignità e rispetto per le rispettive parti. Per una corretta gestione della questione migranti è giusto che ci sia da parte di tutti il rispetto delle regole. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, dall'accoglienza si passerà alla severità. Così l'assessore regionale alle politiche sociali, Marinella Sclocco, che ha usato le stesse parole del ministro dell'Interno, Marco Minniti, nella presentazione del nuovo piano dell'immigrazione, che mira a dare regole certe. Ci saranno dei centri per il rimpatrio che aiuteranno, come dire, in maniera più veloce possibile coloro che sono irregolari a tornare nei propri paesi. Un altro obiettivo è appunto quello di creare dei ponti con i paesi oltre il Mediterraneo, perché importante sarà la loro collaborazione nel rimpatrio di chi dovrà rimpatriare per forza. Coloro che invece avranno diritto, hanno diritto ad essere accolti e ad essere, come dire, aiutati perché fuggitivi rispetto alle guerre nei loro paesi, dovranno avere opportunità, e per questo si darà maggiore potere anche ai territori e quindi ai sindaci.